Il presidente della Camera di Commercio di Arezzo, Andrea Sereni, è vicepresidente di Union Camere Nazionale. Allora, una bella soddisfazione, ma come ha detto anche un incarico complesso. Sì, ovviamente fa piacere aver avuto questo riconoscimento da parte di tutti i presidenti del mondo del sistema camerale italiano, soprattutto in un momento così complesso e così difficile per quanto concerne il sistema camerale, perché ovviamente siamo in un momento di riforma che sarà una riforma sulla quale appunto stiamo lavorando assieme con il governo per migliorare il sistema camerale italiano, per stare più vicino soprattutto ai nostri territori, per stare più vicino soprattutto alle nostre imprese che in questo momento in maniera particolare ne hanno davvero bisogno e necessità. Verso quali sfide si dovrebbe andare? La prima drastica riforma è stata fatta di fatto dal governo con la riduzione del diritto camerale, grosso modo 53-54 euro azienda, ma diventano delle cifre importanti se moltiplicate ovviamente rispetto al numero delle imprese in tutta Italia e nei territori. Questo ovviamente ha portato via importanti risorse al sistema camerale e c'è da rivedere un po' quelle che sono i ruoli e le funzioni delle Camere di Commercio e nello specifico noi vogliamo lavorare, stiamo lavorando per il fatto che in un momento in cui c'è un allontanamento da parte delle istituzioni, dei territori stessi, di rimanere profondamente radicati nei territori il più possibile, proprio per, come ho detto precedentemente, essere molto più vicini a quelle che sono le imprese e ovviamente i nostri territori che ne hanno davvero bisogno e necessità, soprattutto in questo momento.